Nicola Savino, sindaco di San Mauro Forte. San Mauro Forte è un paese ricco di tradizione e cultura. Come valorizzarlo con il PNRR? Sì, sicuramente San Mauro Forte è un paese ricco di cultura e di tradizione. Adesso abbiamo questo strumento, ne abbiamo discusso questa sera per come poter mettere a frutto le risorse che ci provengono dall'Europa. Non sarà facile, perché non si tratta di fare un semplice accaparramento di risorse, dobbiamo studiare in maniera molto attenta e in maniera veramente, come dire, dobbiamo attenzionare le situazioni, le questioni, soprattutto quelle che riguardano gli interessi della collettività. Lo faremo con molta attenzione e soprattutto con spirito di dedizione, sapendo che non è semplice e così come si fa apparire. Il PNR è uno strumento formidabile, però se usato male sarà qualche cosa che, come dire, l'ultimo treno che passerà, ma non porterà risorse, non porterà ristoro a questi territori che ne hanno veramente bisogno. Allora, un invito a visitare San Mauro Forte, specialmente in questi giorni, per i campanacci. Sì, un invito fatto, come dicevo, col cuore e con la mente, nel senso che a San Mauro ci sono delle palazzi nobiliari, c'è la torre che ci identifica, ci sono tante cose da vedere e soprattutto ci sono in questi giorni le sfilate dei liberi suonatori dei campanacci, che non fanno altro che allontanare i cattivi presagi, i pensieri, le situazioni negative di questi anni trascorsi dovute alla pandemia e soprattutto anche dell'attualità che per esempio che riguarda la guerra in Ucraina. Sembra che non ci sia un nesso, ma i suoni liberatori, i suoni delle campanacci sono suoni che ci liberano da queste angustie e speriamo che possano essere anche segni premonitori perché questo nostro presente diventa sempre migliore.